Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato da yearforex.com e questo video è introduttivo per farvi vedere un estratto di un webinar speciale che abbiamo fatto per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento Platinum, un webinar che abbiamo tenuto insieme ad Antonio Izzi riguardante il mindset e principalmente sul topic, su vari topic, ma in questo estratto che abbiamo preso di questo webinar si parla principalmente delle convinzioni nel trading, le convinzioni che spesso anche nella nostra vita ci possono portare a limitare, diciamo, il nostro spettro d'azione. E in questo estratto con Antonio sentirete un po' cosa da dire, magari può essere spunto di riflessione per voi nella nostra attività di trading. Quindi io vi lascio l'estratto, vi saluto e vi auguro un buon trading simple, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Michele dice: è difficile accorgersi delle proprie credenze limitanti almeno da soli, e qui vorrei una tua... Ma non è solo normale, cioè normale è ciò che è nella norma, cioè ciò che ricade più spesso, se ci pensiamo a livello letterale, no? È matematico proprio addirittura, cioè è proprio così. Cioè, quando noi abbiamo una convinzione, fin quando non riusciamo a sradicarla, noi non lo sappiamo che l'abbiamo. Ecco perché poi si fanno dei percorsi, no? E poi c'è anche un coach che ti aiuta a fare un lavoro, perché il lavoro che bisogna fare su se stessi è un po' difficile farlo da soli. Io ogni tanto mi faccio delle sessioni di auto-coaching, e vi dico che è difficile, e io ho un po' di conoscenze e di competenze su questi ambiti, e vi dico che è difficile perché quando tu sei talmente dentro a una situazione è un po' difficile guardarla dall'esterno. Non so se sono stato bravo a farmi capire. E quindi è normale questo, Michele. Ha scritto Michele, hai detto giusto? Sì, Michele. Ecco perché avere l'umiltà di ascoltare quello che l'altro ti sta dicendo senza essere agganciati alle proprie convinzioni, già quello è il primo passo. Cioè, nel senso che noi siamo, il problema è che molto spesso le credenze, le convinzioni fanno proprio da filtro. Cioè, quando una persona ci dice una cosa, la credenza e la convinzione fa proprio da filtro, nel senso che non la fa nemmeno entrare nella nostra parte razionale del cervello, non la fa arrivare, perché la respinge in automatico. Perché il nostro cervello, lui dice, ma questo che cosa mi sta dicendo? Quindi non glielo dico nemmeno alla parte razionale. Non gliela faccio arrivare questa informazione che ora mi sta dicendo la persona. E che magari potrebbe essere quello che mi sblocca la situazione, no? Ecco perché ci vuole umiltà e volontà e fatica. Io qua non l'ho scritto, ma ci vuole fatica. Cioè le credenze, le convinzioni sono dei sistemi automatici che noi abbiamo nel nostro cervello che servono per fanno una sorta di riassunto delle puntate precedenti. Cioè è come se noi vediamo, ora vanno di moda le serie su Netflix, no? Metti che entriamo direttamente nella terza stagione, le nostre credenze, le nostre convinzioni, allora uno che vede direttamente la terza stagione che fa? Si vede un riassunto, giusto? Magari fanno un riassunto delle prime due stagioni e vede direttamente la terza stagione. Ma nel riassunto, sinceramente, che sono le nostre credenze, le nostre convinzioni, fanno un riassunto. Cioè tutto quello che succede è impossibile. Capite perché sono quasi sempre sono limitanti? Perché ovviamente devono omettere delle informazioni. Altrimenti ti devono far vedere le due stagioni. Cioè, non è che possono fare un riassunto che dura le due stagioni, no? Altrimenti non ha senso. E il fatto è che questo sistema, nel nostro cervello, il nostro cervello gli piace perché risparmia energie. Voi dovete sapere che, per quanto riguarda gli obiettivi, il nostro cervello è programmato per risparmiare energia, non per farci fare il meglio di noi. Non so se è chiaro quello che ho spiegato. Ve lo ripeto. Cioè, il nostro cervello... L'obiettivo del nostro cervello non è quello di farci prendere delle decisioni giuste, no. L'obiettivo del nostro cervello è quello di farci prendere una decisione al minor costo possibile in termini di energia. È chiaro? L'ho spiegato bene, Arno, si è capito? Sì,
Sì, assolutamente. E quindi molto spesso il minor costo si basa su una che magari non è in linea con la realtà. Capito? E quindi noi vediamo un grafico che sta scendendo e noi pensiamo di comprare. Capito? E prendiamo la decisione. Semplicemente perché è comoda. Perché noi siamo convinti che questo non può scendere di più. È ovvio che siamo convinti, altrimenti non entreremmo mai a mercato. Ma scusate, uno che entra a mercato, perché entra? Perché è convinto che il prezzo possa fare quello che lui crede. Il fatto che il mercato non fa quello che tu sei convinto credi, fa quello che lui deve fare. Ecco perché è meglio agire sulle conferme e non sugli anticipi. Perché l'anticipo fa risparmiare ulteriore energia, se ci pensiamo, perché tu guardi il grafico e premi click. Quanta energia ha consumato il tuo cervello? Quasi zero. Quanti soldi ha consumato il tuo conto? Lo stop che hai messo. È chiaro? Quindi è ovvio che tutto questo, capisci Michele? Mi rivolgo a Michele che ha fatto la domanda, ma mi rivolgo a tutti e compreso a me stesso, ovviamente. Tutto questo, oltre che ha un bisogna fare un investimento in umiltà, in volontà, in fatica, anche economico, perché poi uno deve fare dei percorsi, deve spendere anche dei soldi in formazione, ovviamente, che queste informazioni non è che le trovi, che esci fuori casa e qua c'è qualcuno che te le dà, eh? Io è meglio che non ve lo dico quando ho speso informazione nel corso della mia vita, perché se no mi prendete per pazzo. Però diciamo che ho investito abbastanza. È ovvio che poi dopo... Ciao Giulio, vai tranquillo, tanto c'è la registrazione. È ovvio che dopo queste cose qua, quando anche queste, nel momento in cui invece, vi voglio dire, noi adeguiamo le nostre convinzioni, le nostre conoscenze, le adeguiamo in base a una funzionalità di decisione, anche quelle diventano sistema automatico, a quel punto noi risparmiamo energia facendo la cosa più corretta. Non so se è chiaro. Cioè nel senso che tutto sta ad allineare con il focus, allineare ciò che noi dobbiamo fare in base a un obiettivo. Quindi quello che dobbiamo rifare noi è riprogrammare il nostro cervello e programmarlo sulle decisioni funzionali, non semplicemente su decisioni e basta. Marcello ti chiede un esempio, ti dice sul focus, puoi sì. fare un esempio tangibile per capire bene come averlo? Tra l'altro lui è stato anche un Trader's Mindset, se non ricordo male, l'anno scorso. Sì, mi sembra di sì. Sì, sì. Allora, benissimo. Io ho fatto, come dicevo prima, a dicembre ho fatto proprio un webinar, abbiamo fatto proprio un webinar su YouTube, quindi aperto a tutti, e te lo puoi andare a riguardare, che riguarda proprio il focus. Se non ricordo male, sta proprio all'interno dell'area riservata, cioè della sezione psicologia. Però per farti un obiettivo, un esempio tangibile sul focus, io lo dico anche in quel webinar. Quando noi ci focalizziamo su poche cose, ok, facciamo due meccanismi. Da un lato accontentiamo un po' il nostro cervello che vuole risparmiare energia, perché sinceramente fare l'analisi su 70-80 mercati costa un po' di energia a fine settimana. Arco, che dici? Cioè tu sì, non ha neanche senso. Sì, a parte non ha senso, ma lo so, io non ti voglio convincerti, Arco. Però per dire aiutami a fare l'esempio a Marcello. Scusami. Scusa, hai ragione. Vedi, sono focalizzato, Anto. Ma il fatto tu è che a te è scattato il sistema automatico, perché tu sei talmente focalizzato, il convinto del tuo focus, che io se ti dico una cosa, il tuo cervello, capito? Hai appena fatto l'esempio di quello che ho appena spiegato prima. Io, guarda, ti è scattato il sistema automatico. Ma tu adesso sei focalizzato correttamente, capisci? Molto bene sta cosa. Ora scherzando, sì, anche a parte il discorso dello scherzo. Però, Ardu, tu fai l'analisi di fine settimana, video tra l'altro, che ti costa della fatica ovviamente, no? Non è che certo. Comunque hai un impegno.
quello che tu fai, un conto è farla su 10, 12 mercati che tu guardi, no? E un conto è farla su 70, 80, cioè quanta fatica. Quindi quando noi ci focalizziamo, cioè riduciamo il nostro raggio di osservazione, ok? Quindi riduciamo il numero di mercati, nel nostro caso specifico, in automatico stiamo già aiutando il nostro cervello a risparmiare energie. Quindi da un lato lui è contento, ma poi lo aiutiamo anche da un altro lato, che è quello che automatizziamo alcune cose, tra cui per esempio il fatto di iniziare a sapere esattamente i livelli tecnici, e tu lì non hai quasi bisogno. Noi scherziamo sul fatto che tu tra poco toglierai le candele, secondo me toglierai proprio i grafici, perché non ti servirà, capito? Basterà guarda il numero e sai già tutto, capito? Cioè noi nel momento in cui ci focalizziamo, il meccanismo molto naturale, in quel webinar lo spiego, è che è quello della lente di ingrandimento. Cioè i raggi solari come stanno? Fanno danni? No. Cioè non possono, per esempio, accendere un pezzo di carta, la luce del sole. Ma se noi la focalizziamo tramite una lente e indirizziamo tutti i raggi su un pezzettino di carta, a un certo punto prenderà fuoco. Quindi il focus è un meccanismo assolutamente naturale. Ok? Spero che si sia capito, Marcello. Sì, si è capito, Antonio. Lo ricordi questo esempio? Questo è. Quindi focalizzarci si serve perché noi, tramite il focus, noi dobbiamo fare una cosa. Ecco, venendo al discorso delle conoscenze. Al posto di guardare, è come se facciamo finta che noi, al posto di imparare il trading, semplicemente guardando un approccio, che può essere la price action, ok? Perché la price action è un approccio, non è una strategia, è un approccio, è proprio un modo di fare, giusto, Ardu? Confermi? Sì. Ok, addirittura una mail di un ragazzo molto giovane che ti ho girato, tra l'altro, Antonio, ha scritto che addirittura sconfina, secondo lui, su uno stile di vita, no? Che in effetti non è sbagliato, c'è cioè un modo di vedere le cose. No, che è proprio vero. Il less is more, no? Per me è un po' su tante cose, non è solo sul trading. Ecco. Io l'ho detto prima, cioè io ho scelto di fare trading perché questo tipo di approccio è quello che mi permette di liberare tempo. Tu immagini, io facevo trading sul grafico un minuto, fare un lavoro. Cioè farei le mie 8 ore, a posto di farlo come le facevo prima, le faccio davanti al grafico, con tutti, diciamo, le problematiche annesse e connesse. Ora non entriamo su quel discorso, ma parliamo solo del tempo, per esempio. Tornando al focus, quindi il fatto che noi ci focalizziamo sulle conoscenze, per esempio, a posto di guardare 100 metodi, noi immaginiamo che vogliamo apprendere 100 metodologie diverse, 100 approcci diversi al trading. Ora non so se esistano 100, ma diciamo che ne esistono parecchie, no? Uh-huh. Diciamo che noi le vogliamo fare tutte insieme, e quindi non ci focalizziamo su una, ma ce le guardiamo tutte. Che succede? Che non ne sapremo mai una. Cioè, non sapremo mai fare tutto. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Il focus serve che tu prendi un argomento, lo approfondisci, vai in profondità, e quando ne sei completamente padrone, ok, allora hai fatto tuo quel metodo. Quindi a quel punto il focus è automatico, non c'è più bisogno di averlo, non ce lo devi mettere. Però il focus, attenzione, è un elemento che è sotto il nostro controllo, anche se spesso diventa anche quello automatico. Perché, per esempio, le convinzioni limitanti sono degli sposta focus, cioè perché ci spostano il focus. Se uno è convinto di guardarsi ciò che sta dicendo, come si chiama, Trump, a posto di guardare il grafico, sta spostando il suo focus dal metodo, dall'approccio che noi abbiamo di guardare il grafico, a quello che dice Trump. È chiaro? Quindi le convinzioni e le scarse conoscenze, oppure le conoscenze non adeguate o troppe conoscenze, ti spostano il focus e non ti permettono di performare.